Ami il vino? Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com. Ai microfoni di Wine Soundtrack oggi sono in compagnia di Enrico Cerulli Relli, abruzzese, produttore di vino e titolare di Tenuta Cerulli Spinozzi, ma anche attuale presidente del consorzio di tutela Colline Teramane. Ben trovato Enrico e grazie per aver accettato il mio invito. Ciao, è un piacere essere qui. Rompiamo il ghiaccio con una domanda che può sembrare banale, ma in realtà non lo è affatto. Raccontaci chi sei, dove siamo e cosa fate qui. È la domanda più difficile in realtà. Chi sei è molto complicato. E sono venuto qui in Abruzzo, ormai sono qui da 15 anni, dove ho raggiunto un posto della memoria della mia famiglia, dove la mia famiglia è nata, è cresciuta e si è lavorato per generazioni. Ma io sono invece ritornato qui, emigrato qui da Roma alla scoperta delle origini della mia famiglia e dei luoghi della memoria dell'infanzia di mio padre. E ho poco più di 40 anni. E sono molto contento di questo spostamento che ho fatto in quel 20 anni fa, perché qui ho trovato anche una dimensione ideale per me, che amo la natura, la montagna, il mare, e questo posto dove noi alleviamo le viti e facciamo il vino è anche una specie di spa all'aria aperta. E qui ci sono montagne vere dove puoi fare alpinismo, c'è il mare dove puoi nuotare, e quindi c'è una gastronomia di altissimo livello, e quindi è un luogo molto piacevole dove vivere. Ottimo, allora entriamo nel vivo di questa intervista, qualcosa ci hai già accennato, raccontaci però per bene come comincia la tua passione per il mondo enologico. Beh, allora, per il vino la passione comincia dal momento in cui ho iniziato a entrare nelle osterie e a godere del vino da ragazzo con i miei compagni. E non avevo mai considerato il vino come un mestiere, come una professione, fin tanto che in famiglia non abbiamo avviato questo progetto di rivalorizzazione dell'azienda storica, che appunto è avvenuto ai primi del 2000. E in quel momento, che era un momento di passaggio nella mia vita, ho preso in considerazione questo mondo come un mondo a cui dedicare le mie energie, ma in un momento di grande trasformazione del luogo dove vivevo, di trasformazione delle persone con cui ero abituato a passare il tempo, e anche trasformazione di una prospettiva che appunto si è realizzata in modo nuovo. Ci sono arrivato, diciamo, per rispondere alla domanda più sinteticamente, ci sono arrivato un po' per caso, ma spinto da energie sottocutanee che non ho riconosciuto lì per lì e che poi si sono manifestate negli anni a venire. Qual è stato quindi il tuo percorso formativo in azienda? È stato quello questo è un mestiere che si impara facendo. Io ho anche poi mi sono cercato di imparare studiando sui libri, facendo corsi di specializzazione sia nell'ambito, diciamo, più attinente al vino che nell'ambito manageriale. La mia formazione di origine è umanistica, io ho studiato storia e letteratura. Però poi questo è un mestiere che si impara facendo, quindi ho avuto la fortuna di vedere un'azienda vinicola nascere, perché dicevo questo progetto si è innestato sì in un'azienda storica, ma è nuovo, è cominciato con me, e quindi ho imparato quel poco che so da lavorando con l'enologo in cantina, lavorando con l'agronomo in campagna, stando al punto vendita a vendere il vino, cominciando ad andare in giro sul marciapiede con i rappresentanti per imparare questa parte importante del nostro lavoro che è proporlo, e iniziando a viaggiare e a fare da ambasciatore del nostro progetto, così piano piano facendo, vedendo facendo, come si dice.
Piano piano facendo un po' di tutto. Sì. Qual è il tuo primo ricordo legato al vino? Sono ricordi di prima giovinezza, ricordi di allegria, ricordi di condivisione, ricordi legati anche a un senso di libertà, di poter bere un po' di vino e quindi anche essere allegri. Ho questo gancio interno, interiore, che mi lega, che mi riporta, diciamo, mi fa riportare tutto il mondo del vino a queste esperienze semplici, autentiche, essenziali, che poi sono alla base della nostra identità culturale italiana, ed è un peccato per questo che si cominci a bere sempre meno, e non perché si deve bere tanto, ma perché queste memorie di giovinezza, quando il vino entra ad essere nella nostra confidenza, come legato a momenti di convivialità, è importantissimo proprio per la nostra identità culturale, e per me è cominciato così. Ottimo. Ricordi un'annata memorabile per la tua azienda? Sì, ne ricordo diverse. 2005 è stata forse la prima annata grande che io ho incontrato, quindi me la ricordo particolarmente bene. Ma poi 2007, 2009, fino ad arrivare alla 2015, che è stata sicuramente eccezionale. Vai, prova una risposta secca. Nel 2500 che vino berranno gli uomini e le donne del futuro? Montepulciano d'Abruzzo, Collina Teramane. La nuova frontiera del vino è? È tornare a bere vini autentici, vini come di una volta, però fatti con criterio, fatti sapendo come si fa il vino, fatti con la consapevolezza di tutti i miglioramenti, tutti i risultati della ricerca. Qui vini di una volta che emozionano, ma che sono vino semplice che accompagna semplicemente le occasioni ludiche. Però questo secondo me è il futuro del vino. Hai mai conservato il tappo di una bottiglia stappata per un'occasione importante? Qui proprio sfondi una porta aperta, perché io sono un conservatore seriale di oggetti legati a occasioni speciali, quindi sì, ne ho diversi di tappi speciali. Il tuo piatto preferito lo abbini con quale vino? Ti devo dire che lo abbino col vino che ho disponibile a casa. Questo è. Stavo pensando adesso al piatto preferito. Credo che il mio piatto preferito sia il polpettone, purtroppo a casa, e lo bevo con il vino che ho a casa, possibilmente con un cerasuolo o con un bianco quotidiano. 5 vini che non dovrebbero mai mancare in un ristorante di gran lusso. Direi almeno un paio di vini di piccole aziende vicino al ristorante. Colline Teramane. Oltre Poppavese, con le bollicine, Vabbè, pensaci, poi ce lo farai sapere. Senti, se invece avessi a disposizione, volessi in questo momento investire in vigneti all'estero, dove lo faresti? Probabilmente andrei un po' lontano, andrei in Sud America o in Nuova Zelanda. Sì. Ok, meteo ed eventi naturali a parte, a tuo avviso qual è il segreto per un'ottima vendemmia?
la cura quotidiana, l'attenzione a come sta andando e la capacità di rispondere a quello che sta succedendo nei tempi giusti. Qual è il ricordo più lontano e commovente che hai sulla tua azienda? In questa pausa mi fa pensare che tu ne abbia più di uno. Ma più lontano mi riporti a quando ero proprio ragazzetto e accompagnavo mia nonna qui in dove adesso è la cantina, dove c'era allora solo il vigneto e dove c'era un magazzino dove si tenevano le mele nella paglia e un po' di... e l'accompagnai qui per fare un po' di rifornimento prima di tornare a Roma per la dispensa, per portare le cose in dispensa. E più recentemente memorie con mia mamma che veniva in questa casa dove siamo adesso in mezzo al vigneto per farne una casa dove passare del tempo insieme. Hai vigne vecchie? Dipende da che vuol dire per te vecchia. Abbiamo le nostre vigne più vecchie, hanno 50, tra 50 e 60 anni. E come cambia il tuo approccio con un vigneto appunto più vecchio rispetto a un impianto più giovane? Ma l'approccio in realtà non cambia, è sempre quello della cura e dell'attenzione. Cambia il lavoro che si fa che è appunto determinato dalla pianta che hai di fronte, quindi non so, un vecchio tendone, una vecchia pergola abruzzese avrà bisogno di interventi e attenzioni diverse da quelle di un filare di nuova generazione o quell'impianto ibrido, diciamo sperimentale, che ti mostravo prima. Raccontaci qualcosa in più, approfittiamo di questa occasione visto che è una novità, è un qualcosa che non ha ancora un nome, raccontaci cosa state facendo. Ma sempre noi, chi alleva viti sa che ha un'opportunità all'anno per fare delle prove, quindi i nostri tentativi, le nostre sperimentazioni sono sempre lente, hanno bisogno di tempi lunghi per valutare gli effetti di queste sperimentazioni. E noi abbiamo sempre sperimentato sistemi nuovi o che quando si presentavano erano nuovi, quindi passando dalla pergola abruzzese abbiamo sperimentato tutte le varie tipologie e declinazioni di filari e così via, fino ad arrivare all'ultima sperimentazione che stiamo portando avanti adesso, che è un sistema di allevamento direi ibrido tra filare e pergola abruzzese, perché le piante crescono in fila, appunto seguendo un filo, e abbastanza ravvicinate tra loro, raggiungono con il capafrutto raggiungono un primo filo e poi da questo filo la vegetazione viene portata sopra alla pergola, dove appunto si appoggia su un reticolato e crea un pergolato. Quindi è un sistema che cerca di prendere gli aspetti positivi dell'uno e dell'altro sistema, tenendo conto delle necessità di gestione del vigneto anche dal punto di vista del lavoro umano. Quindi è un sistema che cerca di ottimizzare e di agevolare il lavoro delle persone in vigna. Bene, tutto molto interessante, in bocca al lupo per questa vostra sperimentazione. Ora passiamo però a qualche domanda a bruciapelo, quindi botta e risposta. Scegli bianco, rosso o rosé? Rosé. Fermo o frizzante? Frizzante. Cinema, teatro o televisione? Teatro. Carne o pesce? Pesce. E le vacanze, mare o montagna? Aia. Montagna. Montagna vicino al mare. Così non vale. Stasera ti invito a cena, menù di pesce, il vino lo porti tu, cosa porti? Per non sbagliare porto un rosato, un cerasuolo d'Abruzzo. Stasera ti invito a cena di nuovo, ieri sera è andata bene, replichiamo, menù di carne,
Io penso al cibo e tu porti il vino. Cosa porti? Beh, un Collina Teramane, Montepulciano d'Abruzzo. Domani, dopo tutte queste cene, siamo in hangover. Qual è il tuo rimedio più efficace per superare una sbornia? Una buona birra leggera. Ok, completa la frase. Un pasto senza vino è come? È come una passeggiata... Sempre valido come un cielo senza stelle. Ah sì, certo. Ok, a quale personaggio storico faresti assaggiare il tuo vino? Alexander von Humboldt. Aia, devo chiederti chi è. Un geografo. Ah beh, allora sono giustificata che non lo sapevo. Bene, invece passiamo a dei personaggi famosi che conosco anch'io, perché noi con questo podcast chiudiamo sempre con le nostre interviste con un giochino. Quindi io ti dico il nome di un personaggio famoso e tu ci abbini una tipologia di vino. Una tipologia di vino che può spaziare in tutto il mondo, non necessariamente della tua produzione o locale. Monica Bellucci? Mi viene da dire champagne. Leonardo DiCaprio? Un pecorino. Fedez? Una birra. Vasco Rossi? Un bel vinello sfuso, magari anche un po' frizzantino. Ok, ora chiudiamo con un super VIP. Papa Francesco? Un vino cotto. Ok, Rico, la nostra intervista è finita, ma prima di salutarci lasciaci qualche riferimento per conoscere i tuoi vini e magari venirti a trovare in azienda. Sì, siamo nella provincia più settentrionale d'Abruzzo, al confine con le Marche, dalla stessa parte di Venezia ma alla stessa latitudine di Roma, così è come spieghiamo dove siamo quando ci rivolgiamo a chi conosce poco l'Italia e le nostre latitudini. E questo solo per dire che siamo facilmente raggiungibili e siamo in un angolo davvero appassionante, perché è compresso tra una montagna vera e un bel mare, coronati da colline piene di interessi anche culturali, gastronomici. E il comune dove siamo è Canzano, che è un comune antico che ha nella sua bandiera una testa di moro, perché è stata tenuta per 200 anni dai saraceni. Questo solo per dire quanta storia c'è anche in questo pezzettino d'Italia, d'Abruzzo, come in tanti altri. Semplicemente questa è una delle ragioni valide per venirci a trovare. Il vostro sito internet? cerullispinozzi.it. Bene, ti è piaciuta la nostra intervista? Molto. Ottimo, è stato un piacere anche per me. Grazie di aver partecipato. Segui Wine Soundtrack su Facebook, Instagram e Twitter, oppure visita il nostro sito www.winesoundtrack.com.